vuol dire che probabilmente non c'è. Quindi la nostra azione mentale deve sapere come è definita, è un cambiamento deterministico nelle statistiche del processo. Se non si riesce a definirlo, vuol dire che probabilmente non c'è. Questa è la mia, ecco, queste, come capite, sono quelle affermazioni, mie convinzioni, che poi a volte non vengono accettate molto di favore, perché poi non capisco anche perché. Perché il mio atteggiamento è eccessivamente prudenziale, però è anche vero che insomma, sono argomenti abbastanza delicati, che vanno trattati con prudenza. Un altro errore, poi facciamo una pausa, un altro errore che viene spesso fatto dalla letteratura e purtroppo questo genera moltissima confusione. Uno potrebbe dire che la mia è una percezione graziosa, ma non lo è, io credo che non lo sia perché ci vuole estrema chiarezza. Spesso si dice che il fenomeno è non stazionario, ecco, non c'è niente di più sbagliato, il modello, il processo che è stazionario o non stazionario, il fenomeno va per i campi suoi. Non si può dire che la natura è stazionaria o non stazionaria, la natura va per i campi suoi, c'è un'unica traiettoria. Al tempo T non è vero che la natura ha diverse possibili valori di una variabile, ce n'ha una sola, ce l'ha avuta quel giorno e non ce l'avrà mai più. Quindi non ha alcun senso dire che la natura, la pioggia, la temperatura è stazionaria, cosa vuol dire? Certo, capisco cosa vuol dire che uno implica che sia più o meno costante, però non stazionario, stazionario, sono termini che devono essere rigorosamente usati solo per il modello, perché altrimenti si genera confusione. Quindi è il modello che è stazionario o non stazionario. Il fenomeno può essere governato dal caso o meno, però non ha senso definire delle statistiche di un fenomeno a tempo T. Il fenomeno a tempo T c'ha tutto quel valore, punto, che non è mai più di T. E questa è un'altra cosa che io non capisco, cioè oggi si parla tanto di climate change, ma è chiaro che il clima cambia. Cioè capisco l'importanza della domanda, perché ci si chiede se è l'uomo che ha cambiato il clima piuttosto che il clima che naviga per conto suo. Capisco che sia importante quello che viene chiamato l'attribution problem, è importantissimo. Però d'altra parte sembra che il clima abbia iniziato a cambiare solo 40 anni fa, ma non è così, è sempre cambiato, non c'è dubbio che cambierà sempre. Così come non c'è dubbio che la vita sulla Terra prima o poi finirà, e per finire certamente dovrà succedere qualcosa tipo un cambiamento di clima o una collisione con un asteroide, cioè, non c'è alcun dubbio che questi cambiamenti ci sono sempre stati, anche nel passato recente, anche quando l'urbanizzazione o l'emissione di CO2 erano di origine antropica, erano inesistenti, il clima si è sempre cambiato, abbiamo avuto delle ere glaciali, abbiamo la Groenlandia che si chiama Greenland, perché i vichinghi trovarono la terra verde, e poi se andiamo indietro anche solo al Medioevo, noi sappiamo che nel Medioevo nel 1400 gli acciai sudati erano quasi tutti scomparsi. E quindi dopo le giorni di 200 anni sono tornati a una velocità notevole, perché nel 1750 gli acciai erano estesi con delle estensioni che adesso non ci immaginiamo neanche. Quindi vuol dire che la terra ci dice chiaramente che nel giorno di 200 anni le condizioni climatiche possono cambiare tantissimo, hanno già cambiato in passato, probabilmente stanno cambiando adesso, non c'è dubbio. Che la temperatura stessa dentro, non c'è alcun dubbio. A parte il fatto che parliamo di decimi di grado, perché quando uno mi dice ah cavolo, come è cambiato il clima? Dico, ma sono decimi di grado, di cui stiamo parlando. Va bene? Perfetto. Allora, io a questo punto, prima di chiudere la parte filosofica, no, quella l'ho già chiusa, e di partire con i processi, modelliamo, facciamo 10 minuti di pausa, e dopo il giro di un'oretta mezza modelliamo anche